Fattore. Partiti. Gaetano prima del culo. Grazie. Azione. Dove butto l'olio, l'olio del tonno in scatola? Nella padella per cucinare. C'è un modo per calcolare l'impatto della mia vita sull'ambiente? Quanto io differenzio incide su quanto io ho impattato sull'ambiente. Come si pianta un albero? Semplicemente posso scegliere delle piattaforme come Tridom e fare delle donazioni e piantare degli alberi. Come si chiama? Facendo un buco e si mette l'albero dentro. Perché una volta non facevano la raccolta differenziata? Perché mai nessuno ce l'ha... Ce l'ha incuccata, no? Innanzitutto penso per il fatto che avevamo degli imballaggi diversi, era tutto più semplice. Adesso col fatto di avere tutto confezionato, monodosi e tutto, si complica la cosa. Nessuno sapeva cosa significava la differenziata. Adesso siamo nel 2019, lo sanno. Cosa posso fare quotidianamente per ridurre il mio impatto ambientale? Facendo la raccolta differenziata. Non sprecando il cibo. Non ammazzare gli animali. Avete mai pensato che smettendo di fumare ridurreste di parecchio il vostro impatto ambientale? Sì, infatti io ho finito di fumare più di 30 anni fa, dall'87 che non fumo più. Se le persone smettessero di fumare sicuramente l'impatto ambientale potrebbe diminuire. Perché inquina l'aria, i polmoni, un po' tutto. E poi fa male alla tasca, fa male ai polmoni, fa male a tutto. Come mai se la macchina inquina non usiamo la bicicletta? Penso che la base principale molto guarda la praticità, non crede ancora all'inquinamento, non lo percepisce ancora la gravità che c'è veramente nell'atmosfera e quanto beneficio avremmo se tutti quanti ragionassimo almeno limitarsi in questo passaggio, diciamo, di girare in macchina. Perché ormai è abituata così, anche per andare a comprare le sigarette si prende la macchina perché fare due passapiede non sanno che fa bene, invece loro prendono la macchina. 30 anni, il 15 agosto, potrò uscire di casa il 15 agosto senza morire di caldo? Tra 20 anni, speriamo di sì. No, non potrà uscire. Avrà delle grosse difficoltà perché veramente l'ambiente si sta surriscaldando e le conseguenze le porteremo proprio negli anni. È per questo che i giovani dovrebbero essere più coscienti. Lo sono, ma forse sono un po' troppo impegnati con troppe difficoltà in tutti i settori, studio, lavoro nel prossimo futuro loro. Perciò fanno le cose ma non le fanno veramente con tanto entusiasmo come dovrebbero averlo. Come si fa la differenziata? Mettendo un po' di sacchetti, uno per la carta, uno per la plastica, uno per tutto. Gettando i rifiuti che ci sono nel mare.